Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash, perché oggi volevo andare a provare qui insieme a voi l'ondata AB. Userò la stessa identica formazione usata per superare l'ondata AA un paio di giorni fa. Non ci ho ancora mai provato a fare la B e se non avete visto la A vi invito ad andarla a vedere, appare il link qui sopra. Allora andiamo subito con appunto questa ondata AB. Prima però direi di farvi vedere come sono posizionati gli eroi. Abbiamo nella prima base più in basso Anubis, in quest'altra abbiamo Cavalier Teschio, perché ragazzi questi due eroi ovviamente essendo corpo a corpo, attacco corpo a corpo, li mettiamo più vicini al bordo. In mezzo abbiamo da questa parte più diciamo esterna sopra Golem ovviamente, e da quest'altra parte vicino a Teschio, non è un caso che l'ho messa vicino a Teschio, Zucca, perché Zucca al centro non deve comunque essere ingaggiata prima di Teschio, siccome Teschio corre un pochettino di più, la speranza è sempre quella che vada avanti lui e non Zucca. Poi dalla parte più lontana, più all'interno del nostro recinto, abbiamo il buff di Cupido e anche il danno ad area di Vlad. Ovviamente i due eroi più esterni, ragazzi, consiglio sempre di tenere eroi che volano, perché su un ingaggio in zona muri è molto molto rischioso andare a usare un eroe corpo a corpo. Rischiamo che l'eroe inizi a saltellare da una parte all'altra del muro senza attaccare e senza far nulla davvero in maniera inutile. Quindi cerchiamo di tenere da questa parte gli eroi volanti e andiamo subito a vedere questa ondata AB, sperando ragazzi di riuscirci. Vediamo un pochettino, ha skillato Atlanticulo, sì, infatti si sono praticamente cancellati. Ancora una volta, vediamo, sperando che non ci facciano troppo male. Oh, iniziano a colpire i muri. Ok, riproviamo ancora. Arrivano gli ornitotteri dritti dritti verso di noi e intanto qui sopra fanno fuori tutte le strutture. Vediamo arrivare anche da su. Ok, sotto già non c'è più nulla, tanto qui finiscono a eliminare. Ok, vediamo un po'. Va Anubis, tira anche un colpo. Va bene. Abbiamo il solito mieticulo brizzolato, il solito mieticulo. Vediamo un pochettino. Che succede? Vlad se la cava discretamente. Ok, la 1 è andata. Rimane soltanto questo druido qui. Dai, speriamo questa sia la volta buona. Ok, la 2 è andata. Spawn vicino, un altro sopra, quindi direi che va bene. Attenzione ad Atlanticulo, ragazzi, che non deve assolutamente skillare. Non ha skillato, va bene, quindi non siamo morti come prima. Però qui sopra il muro ha ceduto anche qui. Vediamo, siamo già a pezzi. Ok, il muro ha ceduto completamente, ragazzi, non ha retto. Vediamo un po' che cosa succederà con la 3. Spawn entrambi nell'angolo in alto. Attenzione. Qui potremmo perdere Cupido se Golem non... Vediamo un po', Zucca skilla. Ok, ce la siamo cavata. Nonostante i muri massacrati, ragazzi. Vediamo un po'. Siamo alla 4. Arrivano da sopra, c'è Vlad con l'energia carica. Dai, vediamo un po'. Attenzione, buff, non deve skillare Atlanti, se no è finita. Va bene, a skilla Zucca, ok. Ci siamo, la 5, brividi. Tutti vicini, ottimo su Teschio. Vediamo un po', skilla Zucca, riskilla, attenzione, dai, perfetto, easy, peasy.
Ok. Superata davvero al secco, praticamente al terzo tentativo. Non male, non male. E quindi per questo video è tutto, non ho neanche finito le possibilità. E nel prossimo video direi che andiamo a provare anche la C, sperando di finire tutta questa riga il prima possibile. Attenzione, c'è anche un premio. Oh, 420 gemme, ragazzi. Chissà allora che non riusciamo in questo triplone in diretta magari a trovare un super leggendario, ragazzi. Vediamo. Vediamo che carta e boom! Solo 3 blu, che cosa volevo uscire? Altrimenti vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e un commento, fatemi sapere che ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.